Presso la rinnovata aula consiliare del Comune di Castellabate si è svolto un sentito momento istituzionale per omaggiare i sindaci che negli anni hanno guidato Castellabate e gli ex dipendenti comunali. È stato bello perché i sei sindaci presenti hanno ripercorso un po' la storia, hanno ripercorso un po' i vari episodi di vita politica, di retroscena che forse nemmeno noi ricordavamo, anche perché insomma sono cose che appartengono un po', sono cose un po' datate, i percorsi dei dipendenti. Abbiamo ricordato i due sindaci che non ci sono, Corrado Grande, al quale viene riconfermata e intitolata nel lustro e nella dignità questa sala, come merita, e il sindaco Tortora è morto nell'esercizio del suo mandato di sindaco, quindi un momento bello ritengo per tutta quanta la comunità e per tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alla crescita di questo paese, e anche perché è bello anche l'appello, perché poi alla fine frase fatta, ma è così, in queste occasioni ricordare il passato, guardare al passato, fermarsi un attimo a riflettere ti aiuta anche a guardare con maggiore prospettiva il futuro. Mi tolga una curiosità, sindaco, perché forse questo mi manca ancora, ma negli anni 1972 lei era giovanissimo ma già seguiva la politica, ha appreso qualcosa da questi sindaci appunto che hanno ricevuto il riconoscimento? Ci faccia sapere. No, nel 72 no, per ovvi motivi non seguivo le dinamiche e le vicissitudini politiche, però poi col tempo ti appassioni a queste cose e le scopri da adulto, che cosa succedeva negli anni 70, cosa succedeva negli anni 80, le apprendi dopo e non finisci mai.